Ciao, benvenuto in questo nuovo video relativo alla Epson F500 per la sublimazione. Nel precedente video abbiamo visto tutto quello che era contenuto all'interno della confezione. Adesso abbiamo posizionato la macchina sul tavolino e siamo praticamente pronti a effettuare la prima carica dell'inchiostro. Gli inchiostri sono quattro. Queste sono le bottigliette. Prima di procedere alla carica, bisogna agitare tutti gli inchiostri e Epson raccomanda di fare 15 agitazioni secondi, per 5 secondi. Per cui andiamo ad agitare ciascun inchiostro. A questo punto la macchina non è stata ancora alimentata, per cui abbiamo la macchina spenta. Procediamo a caricare gli inchiostri all'interno del serbatoio della stampante. Apriamo i tappini relativi ai serbatoi. Allora, iniziamo con l'inchiostro Chan. Il tutto è molto semplice perché è facilitato. L'inchiostro scende da solo senza bisogno di schiacciare la bottiglietta. Questo qui è il livello oltre il quale non deve mai scendere l'inchiostro, per cui stai attentissimo a non far scendere mai l'inchiostro al di sotto dell'ultima tacca. Adesso, mano a mano, andrò a posizionare magenta. Abbiamo finito, adesso aspettiamo che si versi tutto il magenta perché poi non resta spazio per inserire gli altri inchiostri. Adesso andiamo col giallo e poi col nero. Come vedi non c'è il rischio di schizzare o sporcare, un lavoro perfettamente pulito.
Bene, la carica è terminata. A questo punto andiamo a richiudere tutti i serbatoi e siamo pronti per accendere la stampante. Adesso accendiamo la stampante, sollevo il tastierino così vediamo e premo il tasto di accensione. Qui ti chiede subito di selezionare la lingua desiderata, in questo caso andiamo su italiano. Questo l'abbiamo fatto. Qua ti fa selezionare la tipologia giorno, mese, anno. Andiamo sull'ultima. Oggi è 25/11/2019, per cui è giusto. Facciamo ok. Qua scegliamo 24 ore. Sono le ore 13 e 7 minuti, 8, 0, 8, ok. Adesso compare l'avviso. Sì, allora, accertarsi che tutti i colori dell'inchiostro siano riempiti fino alla linea superiore del serbatoio dell'inchiostro. Selezionare il tasto avvia per avviare il caricamento dell'inchiostro. Ovviamente noi adesso l'inchiostro l'abbiamo già caricato, la macchina e i serbatoi pieni, per cui possiamo dare avvio. A questo punto, questa operazione richiederà 75 minuti. E praticamente la macchina andrà a caricare tutti gli inchiostri all'interno del circuito. Dopodiché siamo pronti a stampare. Ti do appuntamento al prossimo video dove andremo ad approfondire le ulteriori funzioni, per cui ci sarà l'installazione del driver, il funzionamento del software, per cui iscriviti al canale per non perderti i prossimi appuntamenti. Ciao!